Ben ritrovati ad Equinews. Per Fise Veneto, maggio è stato un mese di importanti competizioni che hanno sancito, dopo lunghi mesi di stop, la riapertura di campionati di rilievo. Con il primo servizio andiamo dunque a vedere come sono andate queste manifestazioni. Di maggio in cui a vincere è stato lo sport ed è proprio il caso di dire che un clima di festa ha accompagnato la riapertura del settore salto ostacoli con il campionato regionale Veneto a squadre disputato tra il 7 e il 9 maggio a Casale sul Sile negli impianti del centro ippico del Cristallo. Bel tempo, organizzazione ineccepibile, un gran numero di cavalieri e cavalli e gare coinvolgenti. È il primo campionato regionale dopo quasi un anno e mezzo di stop e quindi, siccome stiamo ripartendo, siamo tutti entusiasti, farei prima di tutto un applauso alla ripresa delle nostre attività. A prevalere nel campionato master è stata la squadra del centro ippico Gondrano e Berta di Padova con Paolo Tiarca, Francesca Vianello, Beatrice Bertogno, Alberto Bollettin e Elena Tiarca. A imporsi invece nella categoria Criterium la squadra del centro equestre Cristina di Stienta Rovigo con Diego Caselli, Celeste Rainaldi, Eleonora Caselli, Enrica Moretti e Melanie Nadalini. Il 22 e 23 maggio invece l'appuntamento è stato con i trofei regionali individuali salto ostacoli presso lo Sporting Club di Somma Campagna, Verona. Primo posto per Beatrice Ferraresi nei pulcini, mentre negli esordienti è trionfato Alessia Bianchin. Tra gli amatori ha vinto Alice Fagion. Nella categoria emergenti, primo posto per Martina Colognato. Infine, nella categoria tecnici, primo e secondo grado, medaglia d'oro per Andrea Bassan. Grandi soddisfazioni per il Veneto sono arrivate anche dall'80esima edizione di Piazza di Siena, dove i nostri atleti hanno fatto incetta di risultati importanti. A spiccare la medaglia d'argento nella Coppa del Presidente, conquistata dalla squadra, vestita dagli sponsor Vinci da Vinci e FPN, e composta da Giulia Padovani, Sofia Carlotta Chimirri, Aisha Emma Mazzuccato, Gae Zamperetti e Alessandra Renzi. Un meritatissimo risultato, frutto del prezioso lavoro di squadra di istruttori, del capo equipe Gianluca Palmizzi e del mental coach Olimpia Guazzo. Tante emozioni dunque nel campo di Villa Borghese, occasione di rilancio dello sport a livello nazionale ed internazionale. Al via la prima tappa del trofeo Teatro Equestre, la disciplina che porta in scena performance suggestive ed emozionanti. Cavallo e cavaliere creano un connubio artistico unico. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Performance di grande livello, in cui luci, suoni, effetti speciali, costumi e soprattutto cavalli e cavalieri creano qualcosa di unico ogni volta. È il Teatro Equestre. Non soltanto una prestazione atletica, ma una storia, una narrazione carica di suggestioni, che viene portata in scena con una coinvolgente intensità. Un'arte promossa e valorizzata da Fise Veneto, grazie a Rudy Bellini, artista di fama internazionale. È quasi 2 anni ormai che siamo attivi con una commissione di teatro equestre per la Regione Veneto e stiamo cercando di proporlo come disciplina vera e propria. Ed è così che è nata la prima edizione del trofeo Teatro Equestre. Un progetto pilota rivolto alle categorie junior, dai 6 ai 18 anni, e senior, dai 18 in su. Nella prima tappa del 23 maggio al Circolo Ippico del Cristallo di Casale sul Sile, 8 minuti a disposizione per portare in scena un'esibizione, individualmente o in gruppo. Valutati gli aspetti tecnici, ma anche quelli artistici. Perciò musica, costumi, tutta la parte più teatrale. E importantissimo, verrà valutato con molta attenzione anche lo stato del rapporto uomo-cavallo e del benessere psicofisico del cavallo, perché per noi la sottomissione non deve esistere, deve esserci la collaborazione. Il trofeo prevede altre 2 tappe e la finale nel mese di dicembre. Un'occasione per mettersi in gioco ognuno con le proprie possibilità e competenze. L'importante è avere creatività e voglia di condividere un'esperienza. Gli
spettacoli di teatro equestre attirano molto pubblico in Italia e all'estero. Esibizioni che rappresentano forse la massima manifestazione del connubio uomo-cavallo, in cui eleganza, talento e disciplina si fondono. E anche il cavallo è un artista a tutti gli effetti. Se il cavallo non è consapevole di quello che sta facendo e non ha la volontà e il piacere di farlo, tutto si complica. Invece noi cerchiamo la collaborazione, no? Tra uomo e cavallo. È incredibile, cioè, sentire quando sta per entrare il desiderio proprio di andare a fare con piacere quello che noi gli proponiamo. Cosa si prova? Oh, è un tornado di emozioni, e in quel momento là ci si affida completamente uno all'altro. Questa è la magia che poi nasce. Se si riesce a crearla, arriva al pubblico e arriva l'emozione. Parliamo ora di sicurezza a cavallo. Equi Airbag è la tecnologia sicura, elegante, pratica e affidabile messa a punto per proteggere le parti vitali del corpo in caso di impatto durante una caduta. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Un sistema da indossare che in caso di caduta si attiva automaticamente proteggendo con efficacia le zone del corpo vitali. La sicurezza quando si va a cavallo non è mai troppa ed Equi Airbag è il sistema di protezione che garantisce la perfetta apertura in caso di caduta dall'animale, evitando danni a schiena, cervicale e collo, torace e addome. È confortevole e leggero e funziona indipendentemente dalla direzione di caduta e dal tipo di disciplina che si sta svolgendo. Il tempo di attivazione è incredibilmente veloce, solo 80 millisecondi. La tecnologia nelle due versioni disponibili, gilet e zaino, è estremamente ricercata. Noi è 20 anni che facciamo sistemi airbag e ci siamo dedicati sostanzialmente al mondo moto. Quindi abbiamo dimensionato degli airbag per resistere a degli impatti veramente, veramente importanti. Siccome anche dall'equitazione ci sono degli incidenti anche molto, molto gravi, abbiamo usato una tecnologia molto simile applicata al mondo dell'equitazione. Considerando che però il cavaliere ha esigenze molto diverse dal motociclista, quindi anche come dal punto di vista del design, dal punto di vista del comfort, dal punto di vista anche della sudorazione, e assolutamente questo sistema qui non si deve muovere sul corpo del cavaliere. Un prodotto totalmente made in Italy, progettato e realizzato nell'azienda di Milano di Equi Airbag, utilizzato già alle Olimpiadi di Londra e di Rio dalla nazionale tedesca di completo e anche dalla squadra svedese. Semplice da utilizzare, ripristinabile in autonomia dopo l'attivazione ricaricando la bombola. Inoltre può essere personalizzato con soluzioni estetiche differenti. Abbiamo uno stabilimento vicino a Milano dove progettiamo, testiamo e realizziamo fisicamente ogni sistema airbag, il quale ogni sistema airbag viene testato uno per uno e viene rilasciata la carta d'identità di test. Siccome c'è una bella differenza tra un sistema che si gonfia da un sistema che protegge, esiste adesso finalmente una norma che aiuta il cavaliere a scegliere tra un prodotto veramente che protegge da uno che non lo fa. Il cavaliere deve concentrarsi alla gara, concentrarsi alla prestazione, non deve avere nessun fastidio. Abbiamo lavorato con personaggi importanti del campo per arrivare a questo risultato. Evitare di esporsi inutilmente al rischio di trauma cadendo da cavallo è possibile con Equi Airbag, la nuova pratica soluzione per montare in sicurezza. Il 24 e 25 aprile scorso ad Arezzo si è tenuta la prima delle tre tappe del Gaia Endurance Tour Ranking 2021. La manifestazione dedicata agli Young Rider è organizzata da Generali Endurance Team con Fondazione Gaia von Freeman. La fondazione, nata in ricordo di Gaia, la sedicenne investita e uccisa a Roma nel 2019 insieme all'amica Camilla. La seconda tappa si svolgerà il 19 e 20 giugno a Montalcino nel contesto del Trofeo del Brunello e della tappa MIPAF Giovani Cavalli. Infine, il 4 e 5 settembre all'Ippodromo di Grosseto ci sarà la finale con la cerimonia di premiazione, un'iniziativa all'insegna dello sport e soprattutto per sensibilizzare i giovani sull'importante tema della sicurezza stradale.
Parliamo ora dell'attività di Pony Games. Il gioco come metodologia di apprendimento ha importanti effetti positivi su chi lo pratica. Inoltre permette di migliorare il tono muscolare, la coordinazione e la capacità di orientamento. Denise Beltrame, istruttrice e tecnico di attività ludica, ha recentemente basato la sua tesi di laurea proprio sulle peculiarità di questa disciplina che avvicina i bambini, anche molto piccoli, al mondo equestre. Io ho fatto questa tesi perché credo molto nel mondo del Pony Games e ho voluto analizzare i benefici fisici, appunto motori e anche psicologici derivanti dall'utilizzo di questo fantastico animale che è il pony. Pony Games, come dice il nome, sono dei giochi con i pony. Può essere utilizzato sia come primo approccio nella messa in sella del bambino, in quanto il bambino impara più facilmente, si diverte, gioca, è lo strumento conoscitivo più facile per lui. Poi può essere anche una disciplina vera e propria, c'è l'agonismo, quindi anche persone insomma adulte possono praticare questa disciplina divertendosi e ci sono appunto gare importanti come i campionati del mondo, i campionati europei. E poi il Pony Games ha delle regole molto diciamo precise riguardanti la lealtà e rispetto verso l'animale, ad esempio non si utilizzano frustini, speroni, le imboccature sono molto diciamo leggere. I bambini possono tirar fuori veramente la loro personalità grazie a questi animali e oltre al senso appunto di responsabilità e il rispetto verso un altro essere vivente. I pony sono degli animali fantastici e quindi vi invito a venire tutti a divertirvi all'aria aperta con noi e con loro. Nel prossimo servizio andiamo a vedere come nascono i trofei e le medaglie consegnate durante le premiazioni dei concorsi equestri. Olivares Creative Solution, azienda di Milano, studia e realizza premi innovativi e sostenibili. Scopriamoli insieme. Premi, targhe e medaglie. Trofei dal tratto estremamente particolare, innovativo, insomma più che delle coppe sono quasi oggetti di design. Le creazioni di Olivares Creative Solution per premiare amazzoni e cavalieri sono il frutto di oltre 50 anni di esperienza nel settore tipografico e nella stampa di prodotti commerciali. L'azienda di Robecco sul Naviglio in provincia di Milano negli ultimi anni ha applicato le tecnologie della cartotecnica per la costruzione di complementi d'arredo e allestimenti, per poi approdare nel mondo equestre, realizzando splendidi riconoscimenti personalizzabili in base alle diverse discipline e alle richieste di ogni cliente. La collaborazione con alcuni designer ci porta a cercare di valorizzare questo aspetto, per cui dare originalità e bellezza al prodotto, perché crediamo che questo sia proprio il valore aggiunto delle cose che facciamo, il fatto di dare un prodotto originale che possa dare identità al centro, alla federazione. Un trofeo dà anche l'identità di un centro, una riconoscibilità, e quindi pensiamo che avere un trofeo curato nei particolari e originale per il proprio centro sia veramente un valore aggiunto proprio a livello di riconoscibilità. Ogni prodotto è unico, idearlo è la fase più emozionante perché si trasforma un racconto in un progetto, come il trofeo realizzato per Piazza di Siena, il concorso internazionale che ogni anno si tiene a Roma. Olivares poi si distingue per la grande attenzione alla sostenibilità in tutto il processo produttivo. Sempre di fondo abbiamo questa idea dell'ecosostenibilità, per cui cerchiamo nella maggior parte di casi di utilizzare prodotti che abbiano questa idea, questo processo produttivo. I materiali vengono scelti appunto per queste particolarità e poi vengono lavorati e stampati con inchiostri a base acqua
e vengono lavorati meccanicamente. In questo momento l'area appunto dell'equitazione c'è in parte sul nostro sito, ma stiamo lavorando e a brevissimo saremo anche online con un sito anche e-commerce. Il momento della premiazione corona il percorso sportivo di ogni atleta, fatto di sacrifici e tanta passione. La stessa di Olivares, di Alessandro, dei suoi collaboratori, che con talento creano piccoli grandi oggetti che regalano un ricordo emozionante. Siamo arrivati al termine anche di questa edizione. Per conoscere gli appuntamenti del mese di giugno vi invito a consultare il sito e i canali social di Fise Veneto. È tutto, ricordatevi di mettere mi piace e condividere Equinews. Arrivederci!